Questa volta non ho una contraddizione specifica, perciò ne faccio una generale. Qua è la pagina del libro Nient'altro che la verità, che vuole dimostrare che Benedetto XVI, nel 2013, avrebbe rinunciato al papato. Qua è Benedetto XVI nel febbraio 2022, una foto rubata mentre lui era in un posto privato a prendere aria, con cappello bianco da papa, sciarpa bianca da papa e cappotto bianco da papa. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Aprile 2023. Di nuovo. Terza parte dell'indagine dopo la seconda, qua in alto. Titolo: XXXXXX Munus. Per comprendere la declaratio, occorre sapere che Benedetto XVI non solo ha utilizzato munus nel senso di ufficio ecclesiastico, ma ha utilizzato una precisa espressione riguardante munus, dal significato unico e anche ampiamente presente nel codice di diritto canonico. Per comprendere questa espressione occorre entrare nella mentalità dei preti. E cominceremo in questa parte vedendo prima l'associazione del Vaticano II con munus e con i triamunera. Poi l'associazione del Vaticano II con munus e con gli uffici ecclesiastici. E infine l'associazione del codice di diritto canonico con munus e con l'ufficio del papato. Il resto nella prossima parte. Il Vaticano II, munus e i triamunera. Riprendiamo il ragionamento che gli autori di Nient'altro che la verità attribuiscono a Benedetto XVI, ma questa volta concentriamoci sul Vaticano II. Per lui la parola munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano II con l'obiettivo di spiegare più precisamente il concetto dei triamunera, cioè la partecipazione di tutti i fedeli alla triplice funzione di Cristo, sacerdotale, profetica e regale. Di quali documenti del Vaticano II gli autori stanno parlando? Non lo dicono, tanto per cambiare. Forse c'è un'indicazione nella bibliografia finale. Tuttavia, indagando, due documenti conciliari che trattano dei triamunera dei fedeli sono la Costituzione Lumen Gentium e il Decreto Apostolicam Actuositatem. Ma per farla breve, alla fine il concetto dei triamunera dei fedeli da questi documenti è entrato nel codice di diritto canonico, al canone 204, sezione 1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, eccetera. Questa è una traduzione ufficiale e attuale di Vatican.va. In latino, che è l'editio tipica, la versione base, il canone è quello che vi indico. Notate la parola muneris, che è una declinazione di munus, che significa del munus. Bene, come si constata, questa associazione del Vaticano II con munus e con i triamunera è effettivamente nient'altro che la verità. Per cui Benedetto XVI, nella declaratio, potrebbe aver considerato questa associazione e, dopo un paio di volte che ha usato la parola munus, potrebbe aver deciso di passare a ministerium. Anche se chiunque avrebbe usato 5 volte la parola ministerium.
Tuttavia, quella del libro, pur essendo nient'altro che la verità, non è tutta la verità. Per due motivi. Primo, perché non sono solo i fedeli ad avere qualche munera. Per esempio, il codice di diritto canonico contempla alcuni munera munus anche per il vescovo. Canone 375, sezione 2. Con la stessa consacrazione episcopale, i vescovi ricevono, con l'ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati, eccetera. E in latino, notate le parole munere, santificandi, e poi anche munera, quoque, docendi et regendi. Munere e munera derivano tutte da munus. Discorso a parte. Intanto cominciate ad osservare anche il verbo exercere. E il canone 519 indica de munera anche per il parroco. Il parroco è pastore proprio della parrocchia, affidata, eccetera, eccetera. Scendiamo per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare. E nella versione originale in latino abbiamo la parola munera. Di nuovo munera da munus. E sempre per il discorso a parte, qui, collegato a munus, c'è il verbo exsequatur, eseguire, che è presente anche nella declaratio. Ma soprattutto, il motivo più importante per cui l'associazione di munus coi tria munera non è tutta la verità, è perché l'applicazione più importante di munus che il Concilio Vaticano II ha fatto è stata quella per una nuova definizione degli uffici ecclesiastici. E gli uffici ecclesiastici non sono qualcosa per specialisti. Gli uffici ecclesiastici sono, per esempio, il parroco, il viceparroco, i cardinali, i vicari, il romano pontefice, il legato pontificio, il metropolita, il decano dei cardinali, il cancelliere, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, per semplificare, gli uffici ecclesiastici sono tutto ciò che non è diaconato, presbiterato ed episcopato, che sono ministeri sacri. Perciò gli uffici ecclesiastici sono qualcosa di fondamentale. Sono tutto il mondo amministrativo della Chiesa. Senza la burocrazia degli uffici ecclesiastici, la Chiesa è impossibile. Perché come da una parte ci vogliono i sacerdoti per dire messa e gli altri sacramenti, dall'altra parte ci vuole pure la decisione tra chi fa il parroco, chi fa il viceparroco, eccetera. Ora, secondo voi, Josef Ratzinger, che ha partecipato ai lavori del Concilio come teologo del Cardinal Frings, tra l'associazione di munus con i tria munera dei fedeli e l'associazione di munus con gli uffici ecclesiastici, che cosa avrà considerato più importante al momento della redazione della declaratio, che riguardava la rinuncia ad un aspetto specifico dell'ufficio ecclesiastico del romano pontefice? Il Vaticano II, munus e l'ufficio ecclesiastico. Allora, più importante dell'associazione di munus con i tria munera, il Concilio Vaticano II prima e il Codice di diritto canonico poi hanno associato la parola munus con una nuova definizione dell'ufficio ecclesiastico. Questo è il documento del Vaticano II che lo ha stabilito.
Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri, Presbiterorum Ordinis, 7 dicembre 1965. Al numero 20. D'ora in avanti, inoltre, per ufficio ecclesiastico, si deve intendere qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale. E in latino, numero 20, et principes in iure, eccetera, eccetera, ufficio ecclesiastico in italiano, ufficio ecclesiastico in latino, incarico nella lingua italiana, munus nella lingua latina. Osservate anche il verbo exercendum che purtroppo nella versione italiana non viene tradotto. L'espressione d'ora in avanti indica chiaramente che si tratta di una innovazione storica del 1965, attuata dal Concilio Vaticano II, e indica anche la sua imposizione rispetto a quanto fatto fino a quel momento. Dunque, a differenza di quanto affermato dal libro Nient'altro che la verità, si ricava chiaramente che la parola munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano II con l'obiettivo di definire in modo nuovo il concetto di ufficio ecclesiastico. E Ratzinger aveva fatto il Concilio Vaticano II. Infine, un'altra cosa importante sono i veri sinonimi. Qua in italiano abbiamo ufficio ecclesiastico, in latino ufficio ecclesiastico. Che cos'è l'ufficio? È un incarico, in italiano un munus, in latino. L'ufficio è un incarico, dunque l'incarico è un ufficio. Quindi, l'ufficio, l'ufficio, l'incarico, munus. Questi sono gli autentici quattro sinonimi tra di loro. Non munus e ministerium, come gli autori di Nient'altro che la verità hanno attribuito a Benedetto XVI, che ha fatto il Vaticano II. L'importanza del documento Presbiterorum Ordinis del 1965 è tale che il codice di diritto canonico del 1983 ha recepito alla lettera la nuova definizione degli uffici ecclesiastici, al canone 145. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico costituito stabilmente per disposizione divina, come il papato, o ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. In latino abbiamo gli stessi paralleli, officium ecclesiasticum, munus, exercendum. Per cominciare, anche qui sono stati ribaditi i quattro sinonimi. Ufficio, officium, incarico, munus. L'ufficio è un incarico, l'incarico è un ufficio, l'ufficium è un munus è un ufficium. Ma più importante per comprendere la declaratio, rispetto al documento conciliare, Presbiterorum Ordinis, qui c'è una traduzione italiana completa dell'originale in latino, da cui si comprende bene che l'ufficio non è una carica onorifica, una medaglia, ma è una carica da praticare, da esercitare. Quello che in latino è in finem spiritualem exercendum, ossia da esercitarsi per un fine spirituale, rappresenta l'esercizio dell'ufficio ecclesiastico, l'esercizio del munus. Questa espressione è importante per comprendere la declaratio di Benedetto XVI. Il codice di diritto canonico, munus, e il papato. Poiché il papato è un ufficio ecclesiastico, andiamo a vedere la sua definizione nel codice di diritto canonico. Qua, una parte in italiano, una parte in latino. Il vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio,
monos, concesso dal Signore singolarmente a Pietro, fa riferimento al Vangelo di Matteo. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, che significa che Gesù ha conferito il monos a un uomo, come aveva specificato il canone 145 visto prima, ossia che il papato è un munus costituito per disposizione divina. Torniamo al 331. Dunque, il vescovo della chiesa di Roma permane l'ufficio e deve essere trasmesso ai suoi successori. Quindi ciascun papa successore riceve il munus Gesù che ha dato all'inizio a Pietro. Il munus. Seconda parte. Egli perciò, il vescovo della chiesa di Roma, in forza del suo ufficio, muneris, ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata, universale, che può sempre esercitare. Esercere. Perché l'ufficio va praticato, deve essere praticato, a meno che uno non rinuncia alla pratica. Ma non al munus. Come si vede, Vatican.va traduce la parola munus con la parola ufficio e il codice di diritto canonico associa munus, oltre che coitria munera, al canone 204, anche, proprio, per l'appunto, guarda caso, all'ufficio del papato. Ora, per comprendere la declaratio sul papato, non bisogna vedere solo l'argomento a cui si riferisce la parola munus, ossia il papato. Perché Benedetto XVI non ha semplicemente citato la parola munus, ma ha usato una precisa espressione riguardante munus, espressione prevista e utilizzata ampiamente di nuovo nel codice di diritto canonico. Per cui, oltre a munus, occorre osservare il verbo exercere, ossia esercitare, ma che nel codice di diritto canonico si trova anche sostituito con un suo sinonimo come exsequor, eseguire, oppure qualunque altro verbo che indica l'azione, la pratica. È proprio questa l'espressione di munus che Benedetto XVI ha effettivamente utilizzato nella declaratio. E pertanto è quella che aveva in mente in modo certo e unico. Non il munus triamunera del canone 204. Ma vedremo tutto meglio nelle prossime parti dell'indagine. Lo schema delle quattro definizioni. Con le informazioni fin qui raccolte, si può tratteggiare uno schema delle quattro definizioni dei ruoli e delle attività utilizzate dalla Chiesa. Qua a sinistra è la colonna della definizione degli uffici e dei ministeri sacri. Qua a destra è la colonna della definizione delle rispettive attività. Per ora abbiamo solo 1. La definizione di munus o officium, che è l'incarico, l'ufficio, come il parroco, il viceparroco, il cardinalato, i vicari, il papa, eccetera. E 2. Abbiamo appena accennato alla definizione di esercizio del munus. Nella prossima parte indagheremo meglio questa definizione
e le altre due definizioni in basso. Intanto vogliamo ricordare la spiegazione su Munus che il libro Nient'altro che la verità ha attribuito a Benedetto XVI? Per lui la parola Munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano II con l'obiettivo, per lui, di spiegare più precisamente il concetto dei tria munera, cioè la partecipazione di tutti i fedeli alla triplice funzione di Cristo, sacerdotale, profetica e regale. E per questo motivo Benedetto XVI sarebbe passato ad utilizzare la parola ministerium. Come no? Sembra pure vero. Il Vaticano è diventato la sede dell'inganno. Torniamo alla nuova religione presente in Vaticano, iniziata nel 1965. Ricordate la chiusura della parte precedente? È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza. L'incertezza, il concilio che doveva portare una nuova chiarezza, ha portato l'incertezza, ossia il caos. Riferendosi alla situazione della Chiesa di oggi, il Santo Padre afferma di avere la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. Il famoso spirito del concilio è lo spirito del caos, lo spirito dell'ingannatore, il serpente dell'Eden. È vero che Gesù vi ha detto che le religioni sono tutte uguali? No. Gesù ha detto che chi non crederà sarà condannato. Non è vero che sarà condannato. Anzi, Gesù sa che il giorno in cui gli uomini facessero a meno della verità religiosa, i loro occhi si apriranno e scopriranno di essere tutti fratelli e sorelle universali. È vero! Bisogna cercare ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Siamo tutti figli di Dio, perciò è bene che ciascuno abbandoni ciò che lo divide dal fratello. La divisione, questo è il vero peccato. Se uno di un'altra religione rinuncia a Gesù, allora anche io, che sono cristiano, devo essere disposto a rinunciare a Gesù per unirmi al fratello. Questa è la nostra etate. Non è più la vetus etate in cui i cristiani andavano nel mondo a battezzare quelli delle altre religioni. Sì, guardate gli uccelli dei campi, essi vivono e basta. Loro non cercano verità religiose. Eppure, ognuno di essi fa la volontà di Dio più e meglio di molti uomini che seguono una religione. Ma un mondo senza religioni è impossibile da proporre all'umanità. Ma il problema non sono le divinità o le religioni, ma è la ricerca della verità religiosa, come per esempio la ricerca degli interventi di Dio nella realtà,
via le guarigioni, via i prodigi, via gli esorcismi, via le apparizioni, via i messaggi, via i miracoli dei santi, eppure quelli dei beati, via. Già, il problema è la verità. Tra l'altro, è questo che fa montare i cristiani in superbia spirituale verso i fratelli delle altre religioni, che fa credere ai cristiani di essere più figli di Dio degli altri. Hai detto tu prima che tutti gli uomini sono figli di Dio, figli di Cristo. Dunque, sono tutti cristiani. Beh, però detto così non ci crede nessuno. Come si può dire, sono tutti cristiani? Sono cristiani senza saperlo. Sono cristiani anonimi. E come farai con tutte le religioni? Sono tutte cristiane? Le religioni devono superare se stesse e mettere l'uomo al centro. Devono diventare antropocentriche, ma anche oltredivine. Oltredivine? Mi piace, ma cosa intendi? Che ogni religione deve rinunciare alla propria specifica divinità per assurgere ad una divinità superiore, ideale, dalla quale far derivare tutte le religioni antropocentriche. Perché no? E anche il colore della pelle e la lingua parlata? E perché no? Una divinità superiore come il Gar, grande architetto delle religioni. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Sì, le religioni sullo stesso piano del colore della pelle e della lingua parlata. Vedrai, l'epoca della fratellanza universale sarà quella della pace, della prosperità, dell'abbondanza mondiali per tutti e per sempre, purché non vi siano più coloro che chiedono soccorso a Gesù e alla Madonna. Quelli sono i nemici della fratellanza, perché pongono Dio al di sopra dei fratelli. Ormai lo sappiamo che la fratellanza universale è il bene assoluto. La fratellanza va salvata ad ogni costo.